Italia in semifinale, dominata davvero questa Estonia, c'era un po' di preoccupazione probabilmente all'inizio, ma più che altro perché era molto importante passare il turno. Sicuramente, comunque i quarti non sono mai scontati, avevano fatto una buona partita ieri contro l'altra rappresentativa, quindi sapevamo che dovevamo impegnarci al massimo per portare a casa il risultato. Marcos, tu ormai sei un veterano, oggi grande apporto in attacco per te. Guarda, oggi sapevamo che la partita non era facile, le prime partite non avevamo avuto un grande approccio, sappiamo che se vogliamo arrivare fino in fondo l'approccio era questo, quindi siamo riusciti e speriamo continuare di questa maniera. L'approccio soprattutto di squadra, un gruppo davvero molto coeso che sta giocando, aiutandosi e sopperendo magari alla giornata non propriamente positiva di ciascuno. Sì, sicuramente alla base di tutto c'è sempre il gruppo, c'è grandissima unità di intenti, disponibilità da parte nostra nei confronti dell'allenatore, il contrario, quindi tutte quante le cose onestamente vengono molto spontanee, chi gioca di più, chi gioca di meno, tutti quanti danno il contributo, chi magari senza voce, quindi onestamente nessuno si sottrae ai suoi doveri che siano in campo o in panchina. Sì, le parole sue le condivido, il gruppo fa tutto, l'individuo può vincere una partita ma il gruppo potrà vincere il campionato, quindi lo teniamo stretto, siamo un bel gruppo di ragazzi, ognuno sa quello che deve fare, noi abbiamo un obiettivo e andremo a cercarlo. Andrea Spisi, secondo allenatore dell'Italia Basket Over 40, che accede anche per questa edizione in semifinale, davvero una partita dominata contro l'Estonia. Sì, diciamo che questa volta abbiamo iniziato molto bene la partita, l'approccio è stato uno dei migliori, siamo partiti subito forti, sapevamo quali erano i loro punti di forza e abbiamo cercato subito di mettere in condizione di rendergli la vita difficile. I ragazzi sono stati molto bravi perché hanno applicato esattamente quello che gli avevamo chiesto nel briefing pre-partita, per cui la partita si è subito incanalata sulla strada corretta, siamo stati molto bravi a continuare, abbiamo ottenuto una buona intensità, poi dopo alla fine la partita è andata avanti per il suo corso.